Sarò a Tolentino stamattina, quindi siamo riusciti a prendere lì. Era l'unico modo per avere un affanno, strappato per qualche ora durante l'iniziativa che è in corso nelle Marche, sta girando l'Italia in questi giorni proprio per parlare, ecco, di cosa. Io l'ho invitato 3 anni fa, quando era uscito il suo libro Bentornato Marx, che ho saputo stamattina è stato il più venduto della collana da alcuni anni dedicata alla filosofia negli ultimi anni. Dal momento dell'invito a oggi ne ha scritti altri 5 di libri. Quando i miei alunni mi chiedono: ma prof, i filosofi esistono ancora oggi, cosa fanno? Cosa fanno? Scrivono, ma probabilmente soprattutto studiano, perché Diego Fusaro, che è ricercatore docente all'Università San Raffaele di Milano, è torinese, ha scritto, se ho contato bene, 10 libri da 30 anni. Appena compiuti 10 libri più, poi ho contato, poi se sbaglio me lo dici, ho contato 11 introduzioni ad altri libri importanti, 9 traduzioni dal greco o dal tedesco, e quindi dietro c'è uno studio, credo, eccezionale per la sua età, e devo dire anche da non sottovalutare, a parte le varie iniziative editoriali, articoli e saggi che non sto neanche a menzionare, il sito filosofico.net, che è oggi il punto di riferimento di molte ricerche anche scolastiche, vedevo anche nelle tesine dei ragazzi nell'esame, molti riferimenti a questo sito, è stato fondato da lui quando aveva 16 anni, faceva ed era ancora sui banchi del liceo. Quindi, diciamo, io volevo sottolineare questo aspetto della sua personalità, di una persona che si è dedicata anima e corpo alla filosofia e che quindi merita solo per questo la stima e l'ammirazione. Per quanto riguarda il contenuto, un altro minuto per parlare del contenuto, io non so esattamente adesso, visto che dopo Bentornato Marx ne ha scritti altri 5, che cosa ci dirà oggi. Io posso dire, avendo letto qualcosa dei suoi scritti, diciamo, non vogliamo partire da Marx, ok, partiamo dal fatto che noi viviamo in un mondo rovesciato, un mondo in cui i prodotti del lavoro umano, i prodotti delle mani, della mente dell'uomo, cioè le merci, hanno preso il sopravvento, sono diventati il soggetto, no? Soggetto predicato, un'inversione, in cui viviamo in un mondo mercificato, che oltretutto ha creato un'economia che non si controlla più. Quando si parlava di irrazionalità, di incapacità di controllare l'economia creati dagli stessi uomini, abbiamo un mondo economico che si fa guidare dai cosiddetti mercati, cioè un'entità astratta, anonima, che neppure i governi riescono a capire cosa vogliono i mercati, cosa ci chiedono, eccetera. Ci sta sfuggendo il controllo su questo mondo, che oltretutto, oltre ad essere un mondo, diciamo, irrazionale, mercificato, qui tutte le critiche, no, che anche faceva Marcuse dell'alienazione, è sull'alienazione di questo mondo il fatto che di vivere una sola dimensione, quella del consumo, della merce, ma oltretutto un mondo che, a parte che è ingiusto, no? Dove il 10% della popolazione controlla quasi la metà delle risorse, e qui mi viene in mente una frase del manifesto di Marx, tante volte si è detto superato, roba vecchia, quando lui dice che la stessa borghesia espropria la proprietà privata per i 9 decimi della popolazione, non c'è bisogno di aspettare lo spettro del comunismo, no? Perché queste cose nel momento della crisi si stanno rivelando di stretta attualità, cioè i grandi valori della proprietà, del lavoro, del risparmio, si sembra che si trasformano nel contrario, mancanza di proprietà per tantissima gente, il cosiddetto ceto medio, il risparmio che diventa debito, l'economia è fondata su questo valore del risparmio, adesso è fondata sul debito, e il lavoro che non c'è, soprattutto per i giovani, cioè è un mondo che sicuramente va cambiato. E qui, per concludere, Marx aveva detto quella frase che mi sembra sembrata un po' forse esagerata o forse ingenerosa verso la filosofia: i filosofi hanno solo interpretato il mondo in varie maniere, quello che conta è cambiarlo. In parte è vero, in parte però, oggi forse non so se Diego sarà d'accordo, si potrebbe anche rovesciare parafrasando: e gli uomini hanno cambiato il mondo in vari modi, anche in peggio, ma quello che conta è capirlo, è capire in che modo può essere cambiato. E quindi la filosofia, secondo me, è ancora attuale per capire meglio e fare luce sul mondo
e vedere in che modo si può cambiare, in che modo si può riuscire a migliorarlo, non a peggiorarlo. Ecco, con questa piccola premessa, sperando di non aver dimenticato niente di importante, do la parola a Giusa. Grazie. Ringrazio anzitutto per avermi invitato a parlare di Marx oggi. Penso che sia non solo importante, ma è fondamentale tornare a parlare di Marx oggi. Quando scrivevo che ho trovato Marx, correva l'anno 2009, e la crisi globale che sta sconvolgendo come uno tsunami le nostre vite era appena cominciata. Penso che può ancora arrivare, forse deve ancora tuttora arrivare. Da questo punto di vista io credo che tornare a riflettere con Marx sia quanto mai fondamentale per tutta una serie di motivi che andrebbero discussi ampiamente. Ma anzitutto penso che quando si parla di Marx in termini molto generali si tratti, e questa è una cosa nota ma forse non conosciuta, di distinguere Marx dal marxismo venuto dopo. Cioè cercare di andare alla fonte del pensiero di Marx, o se volete di andare a indagare su quel pensiero prima che i due corpi di Marx e del marxismo si fondessero in un abbraccio forse fatale che ha dato luogo a quelle passioni politiche che nel bene e nel male hanno cambiato il Novecento. Dico questo perché spesso il mio lavoro è stato letto come un tentativo di anestetizzare Marx, slacciandolo dalla vicenda del marxismo. Tutto lo contrario invece, il mio lavoro vuole provare a sganciare Marx dal comunismo novecentesco, non per negare il comunismo o per negare la valenza politica rivoluzionaria di Marx, al contrario, per proporre una ripartenza da Marx che neutralizzi quella che ad oggi resta, a ben vedere, la più potente e, se volete, paralizzante critica che al pensiero di Marx viene mossa. Quella appunto secondo cui il pensiero di Marx porterebbe inevitabilmente al Gulag. Questo è una critica che non deve essere ribadita, tanto è nota e tanto è capillare nella sua portata oggi. La si sente ripetere urbi e torbi dal pensiero unico neoliberale, la si sente ripetere urbi e torbi dai pentiti che prima urlavano il nome di Marx e ora urlano il nome della riconciliazione con il mondo e così via. Ora, il primo passo da compiere non è tornare a Marx, si tratta di far tornare indietro la ruota della storia, si tratta di ripartire da Marx. E per ripartire da Marx bisogna sottrarre Marx alla presa fatale dello stalinismo, evidentemente, inteso come precipitare nel nulla, potremmo dire in termini molto generali. Quindi il mio è un tentativo di riprendere le nobili passioni politiche che sono legate al nome di Marx, perché il nome di Marx, forse questo è uno dei casi più unici che rari dell'intera storia del pensiero occidentale, Marx non è semplicemente un filosofo, non è semplicemente un nome, Marx è una sinecdoche, Marx è un nome che dice più del semplice pensatore Carlo Marx vissuto tra il 1818 e il 1883. Marx evoca tutta una serie di passioni politiche, oggi in larga parte sopite o anestetizzate, da cui è necessario partire. Oggi stiamo vivendo nell'epoca che si caratterizza per essere l'epoca della più grande, che viene dopo la più grande tragedia geopolitica del Novecento, cioè la caduta del comunismo storico novecentesco, quale che sia il giudizio che di esso vogliamo dare. Il fatto che ci fosse il comunismo storico novecentesco, nel bene o nel male, segnalava pur sempre una cosa fondamentale, cioè il fatto che era possibile pensare l'alternativa al capitalismo, ma poi anche l'alternativa allo stesso comunismo novecentesco. Cioè era viva l'idea che il mondo in cui vivevamo non fosse il solo possibile. Ora il crollo, peraltro inglorioso, dei comunismi novecenteschi ha di fatto segnato una fase nuova, che per un verso Marx non aveva previsto così come si è sviluppato, ma che il pensiero di Marx si presta a descrivere in maniera mirabile, secondo me. Cioè il fatto che il capitalismo trionfante, ed è di questo che si parla, non di democrazia, ma di capitalismo trionfante, contro la retorica ancora una volta propria del pensiero neoliberale, il capitalismo trionfante dopo il 1989 si è in qualche misura naturalizzato. Cioè ha portato a compimento quel processo di ideologia, come lo definiva Marx,
tramite il quale in qualche misura il capitalismo stesso si impone come un destino, come qualcosa di naturale, necessario, inevitabile. Marx ha dedicato pagine stupende al tema dell'ideologia, soprattutto nel manoscritto poi inedito e pubblicato solo post mortem, che è quello dell'ideologia tedesca, dove appunto identifica l'ideologia con un pensiero che in qualche misura con falsa coscienza necessaria legittima ciò che c'è. Santifica l'esistente presentandolo come necessario, naturale, inemendabile. Tutti i tratti che Marx vedeva già ampiamente operativi al suo tempo tramite la cosiddetta economia politica, cioè il pensiero che naturalizzava le leggi del capitalismo come se fossero leggi di natura, già da sempre esistenti e per sempre esistenti, e che oggi a maggior ragione noi vediamo realizzato sotto i gelidi raggi della ragione strumentale capitalistica, no? In cui appunto il capitalismo stesso si presenta come un destino ineluttabile. Io nel libro, in verità non in Bentornato Marx, ma in quello successivo, Minima Mercatalia, utilizzo una formula di Spinoza per chiarire questa situazione in cui siamo. Capitalismus sine natura. Cioè il capitalismo dopo il 1989 ha assunto l'inedito statuto di natura, di aria che respiriamo, di qualcosa di naturale e nemmeno più identificabile in quanto tale. No? Prova ne è che il discorso ideologico dopo il 1989 ha esso stesso rinunciato a parlare di capitalismo, perché parlare di capitalismo significa già in qualche misura identificarlo come una realtà non naturale, prodotta storicamente lungo l'asse mobile della storia e della società. Il capitalismo invece deve naturalizzarsi e in ciò porta a compimento il proprio movimento ideologico fondamentale, quale è quello che abbiamo davanti agli occhi oggi, 2013. Si pensi anche solo, lo dico in passata, si pensi anche solo al fatto che oggi viviamo le grandi tragedie dell'etico, e l'espressione felicissima di Hegel, le tragedie dell'etico che il capitalismo non ha smesso di produrre a propria immagine e somiglianza, le viviamo come se fossero prodotti della natura e non della società. I crolli della borsa, le impennate dello spread, le leggi della finanza vengono vissute come se fossero tsunami che si abbattono nelle nostre vite, terremoti che sconvolgono le nostre esistenze e non come prodotti sociali. Ora, se c'è un tratto caratterizzante, Marx docet, dell'ideologia, esso sta nel fatto che l'ideologia sottrae all'ambito storico e sociale la realtà e la riporta invece all'ambito naturale. Ora, portare all'ambito naturale ciò che invece è storico e sociale significa sottrarlo alla possibile critica e alla possibile trasformazione. Questo è il punto fondamentale. La natura, a differenza della storia e della società, non deve essere trasformata, ma deve semplicemente essere registrata nella sua pura datità, appunto un factum brutum che sta di fronte a lui. Questo è il movimento fondamentale dell'ideologia di cui Marx è il più grande critico. È il più grande critico e già solo per questo semplice fatto Marx, come grande critico dell'ideologia, è opportuno ripartire da Marx. Ma non solo per questo, come cercherò di mostrare. Oggi viviamo nell'epoca più ideologica dell'intera storia. Dal 1989 in poi, come ben sapete, il pensiero unico neoliberale proclama a gran voce, con una retorica assordante che satura completamente lo spazio mediatico, televisivo, giornalistico e così via, tutte quelle sfere dell'industria culturale e della manipolazione organizzata, ripetendo che viviamo nell'epoca della fine delle ideologie, l'epoca anti-ideologica per eccellenza. Ora, ancora una volta, lo potremmo chiamare il teorema di Marx: se l'ideologia per sua natura è ciò che tende a rendere invisibile, naturale, il mondo storico prodotto appunto storicamente e socialmente, allora per ciò stesso io credo stiamo vivendo nell'epoca più ideologica dell'intera storia dell'umanità. L'epoca cioè in cui l'ideologia è talmente onnipervasiva da rendersi invisibile, da proclamarsi inesistente. Questa ideologia oggi si caratterizza essenzialmente tramite tutti gli slogan del pensiero unico neoliberale a cui siamo abituati e che hanno come propria cifra caratterizzante, come proprio senso di riferimento,
la naturalizzazione dell'ordo economicus, cioè la naturalizzazione dell'economia trasformata in nuova teologia del presente, questo è il punto in cui i vecchi teologi vengono rimpiazzati dagli economisti, che sono portatori di un sapere puramente santificante rispetto al loro oggetto, cioè l'economia. Il vecchio teologo legittimava il Dio trascendente, l'economista legittima il mercato elevato a monoteismo. No, oggi viviamo nell'epoca in cui l'unico monoteismo consentito è quello del mercato. Per questo tutti gli altri monoteismi non godono di buona stampa oggi. Perché, come tutti i monoteismi, anche il mercato non accetta le varie concorrenti. Ha una sua valenza monopolistica, potremmo dire. Questo è l'orizzonte di senso della condizione neoliberale in cui siamo proiettati. Questo è l'orizzonte di senso in cui il pensiero di Marx deve costituire una sorta di piattaforma irrinunciabile di partenza per riorganizzare le armi della critica, come avrebbe detto Marx, e la critica delle armi. Cioè, appunto, si tratta di ripartire da Marx. Ogni pensiero che oggi sfugga all'orizzonte di senso tracciato da Marx, e questo non vuol dire rimanere solo in quell'orizzonte di senso, ma significa metabolizzarlo e poi portarlo grancianamente all'altezza dei tempi, quindi rielaborarlo alla luce delle nuove vicende storiche, delle trasformazioni incessanti del capitalismo, tutte cose che peraltro Marx aveva già magnificamente messo in luce, quando addirittura in una delle prefazioni del manifesto del Partito Comunista allerta il proprio lettore dicendo: attenzione, le cose che sto scrivendo ora, 1848, non saranno valide in eterno, sono riferite a una situazione storicamente determinata. Curioso avvertimento, no? Una storicizzazione del proprio stesso pensiero di Marx, pensatore assolutamente critico anche verso se stesso, e la critica in effetti è la cifra del pensiero marxiano. Ora, in questo orizzonte di senso in cui abbiamo provato qui rapidamente a tracciare, si tratta di recuperare il discorso di Marx per portarlo ai tempi senza limitarsi a forme puramente nostalgiche. Oggi il discorso intorno a Marx, che è pressoché inesistente, anche se è in lieve crescita, potremmo dire, rispetto a qualche anno fa. All'indomani del crollo del muro di Berlino, il nome di Marx era chiaramente gravato da una damnatio memoriae totale. Mi pare che nel 1992 in tutta Europa non vi fu nemmeno un corso universitario su Marx. Ora comincia lievemente a verificarsi, non dico una Marx Renaissance, che sarebbe eccessivo, ma un ritorno di interesse critico verso Marx. Si tratta di ripartire da Marx dal mio punto di vista, cioè da un pensiero che metabolizzi Marx per portarlo all'altezza dei tempi, come dicevo. Chi rinuncia alle interpretazioni di Marx, al sistema non sistematico del pensiero di Marx, è secondo me condannato alla cecità. Marx è un pensatore fecondamente inattuale oggi, questo è un po' il tema attorno al quale orbita il mio libro. Dico fecondamente inattuale nel senso che ha l'espressione inattuale dava Nietzsche. I pensatori interessanti sono solo quelli inattuali, mi permetto una piccola parentesi. I pensatori che vanno di moda non sono mai interessanti, perché in qualche misura nelle mode si sedimenta lo spirito del tempo e le mode lo assecondano sempre. Pensatori che vanno di moda sono sempre quelli che dicono ciò che il nostro tempo vuole sentirsi dire. Quindi bisogna riscoprire i pensatori non alla moda e quindi inizialmente inattuali, cioè non sincronizzati con il proprio presente, cioè tali da non lasciarsi riassorbire nell'ordine del presente, da far valere una voce fecondamente critica rispetto al presente. Ora, Marx non è il solo pensatore inattuale, ma secondo me è uno dei più inattuali di tutti. Secondo me più inattuale ancora c'è Hegel di Marx, ma questo ci porterebbe su un altro tema. Dovremmo passare da Bentornato Marx a Bentornato Hegel, che resta forse un progetto per il futuro, per un tema di considerazione. Marx è inattuale oggi per il fatto che non è assimilabile nell'ordine della globalizzazione del pensiero unico neoliberale. Non è un caso che, ed era un po' il punto di partenza che dava il via al mio lavoro, il discorso intorno a Marx oggi assume quasi sempre la forma di una messa a morte di Marx. Cioè si dice che Marx è morto per metterlo a morte, per non lasciargli alcuno spazio critico all'interno del perimetro sorvegliato della manipolazione organizzata.
Quindi appunto si tratta di riscoprire Marx criticamente. Appunto, l'aspetto fondamentale oggi è che Marx è incompatibile con l'ordine della globalizzazione, e di qui bisogna partire. Certamente Marx, dicevo, viene un po' ripreso oggi, ma spesso in forme, come dice il filosofo slavo Žižek, in forme decaffeinate, cioè viene privato della sua naturale espressività rivoluzionaria e anticapitalistica e presentato in maniera tutto fuorché ideologicamente neutra come il semplice profeta della globalizzazione, come il teorico dell'estinzione dello Stato, che è peraltro il folle sogno del pensiero neoliberale contemporaneo, superare ogni forma residua di Stato in modo che le leggi dell'economia pervadano capillarmente il mondo intero. Si tratta invece di ripartire da Marx per far valere i due aspetti fondamentali, almeno per me, del suo pensiero. Possono nucleare mille altri, ma secondo me due punti irrinunciabili attorno ai quali deve organizzarsi il discorso critico verso il presente oggi sono i due punti che animano in qualche misura la riflessione di Marx dalla culla alla tomba, e questo al di là di tutte le cosiddette cesure nel pensiero di Marx. Altro tema interessante che qui mi limito solo a citare per chi ha passione filologica per questi argomenti. Dal mio punto di vista, del libro, Marx non può essere frammentato in una serie di autori differenti: il primo Marx, il secondo Marx, il Marx economista, il Marx filosofo, il Marx sociologo, se no si passa dalla critica dell'economia politica alla visione pirandelliana di uno, nessuno e centomila, cioè Marx diventa una sorta di personaggio in cerca d'autore. Marx invece è unitario nel suo progetto di critica del capitalismo, anche se lui, come sapete, non usa la parola capitalismo nemmeno una volta. Usa sempre l'espressione capitalistische Produktionsweise, modo della produzione capitalistica. Questo è il punto fondamentale. Marx unitario come portatore di una critica complessiva al capitalismo, tale da dover interrogare criticamente il capitalismo in tutte le sue determinazioni religiose, politiche, sociali, economiche. Questo è il punto fondamentale. Marx è un pensatore della totalità. Marx è, questa è una delle tesi che vado sostenendo da tempo, una sorta di propaggine hegeliana applicata al capitalismo. Dal mio punto di vista Marx è hegeliano al 100% nella misura in cui di Hegel metabolizza tutti gli aspetti fondamentali, di cui mi piace ricordarne qui due, non per, che cito non per passione filologica, ma perché sono effettivamente, secondo me, le due anime fondamentali del pensiero di Marx. Primo, il concetto di totalità, su cui Lukács ha scritto cose fondamentali. Il concetto di totalità è il concetto fondamentale di Marx. Il capitalismo in Marx non è una questione economica, ma è una questione totale, potremmo dire, che investe l'ambito della struttura e della sovrastruttura, della realtà e del pensiero. Il capitalismo è una totalità contraddittoria che, animata da contraddizioni, è portata, complice la dimensione del divenire storico e l'agire della classe asservita, i proletari, a essere trasformato, a togliersi hegelianamente in forme superiori. Marx pensa alla società dell'avvenire come società che è negazione del capitalismo. Per questo, per inciso, Marx parla così poco del comunismo, perché lo concepisce hegelianamente come negazione del capitalismo stesso, e quindi finisce per elaborare una sorta di teologia negativa, per cui non si dice che cosa Dio è, che cosa il comunismo è, ma che cosa non è. Essendo negazione del capitalismo, il comunismo non sarà trionfo del valore di scambio, non sarà trionfo del dominio dell'uomo sull'uomo e così via. Per cui mi sembrano fuorvianti le teorie e le accuse sempre ribadite di quelli che dicono che in Marx manca una parte propositiva. Marx non prescrive ricette per lo studio dell'avvenire proprio perché ragiona dialetticamente, in maniera hegeliana. La filosofia non deve occuparsi del futuro, di cosa sarà, deve occuparsi sempre e solo del presente, criticamente. Non può spiccare il volo se non appunto quando la realtà già si è realizzata. E l'altro concetto fondamentale, la faccio breve, che Marx metabolizza da Hegel, è quello dell'identità di soggetto, che è il tema fondamentale per comprendere il comune orizzonte di senso in cui pensano Hegel e Marx, in cui la verità, nome allettante come diceva Kant, la verità non è
pensata da Marx secondo i canoni delle scienze che oggi diventano a maggior ragione dominanti nell'odierno apparato della scienza e della tecnica. Per la scienza la verità è l'accertamento della realtà oggettiva, il rispecchiamento della realtà così com'è, dove appunto si dà un evidente parallelo fra l'accertare e l'accettare. La scienza, nella misura in cui propone la verità come adattamento della mente alla realtà, è perciò stesso conservatrice, nella misura in cui pensa che la realtà debba essere riprodotta così com'è e quella sia la verità. La filosofia hegeliana, di cui Marx si nutre e si sostanzia, è una filosofia che rovescia questo paradigma, perché dice che la verità pensata come adattamento della mente all'oggetto non è una forma di verità, è una forma di correttezza rappresentativa, è una forma di esattezza. La verità invece consiste in questo, sia per Hegel sia per Marx, sia pure in forme non identificabili chiaramente, salva San Dio, consiste in un processo per cui soggetto e oggetto, che nel momento storico in cui Marx vive sono massimamente contrapposti, cioè il soggetto, l'umanità pensata come un unico io, e l'oggetto, le oggettivazioni storiche, sociali, economiche dell'umanità, sono contrapposti. L'alienazione del mondo moderno coincide esattamente con questo. Il prodotto delle oggettivazioni dell'umanità, lungi dall'essere riconosciuto dall'umanità come propria realizzazione, e quindi come identica al soggetto stesso che si è realizzato nella storia, è pensata come un mondo autonomo, il mondo in cui della produzione capitalista, in cui si produce per produrre, in cui le oggettivazioni umane diventano una sorta di signore del mondo, uso l'espressione di Hegel, autonomo e indipendente rispetto all'umanità. Appunto si arriva qui, molto disinvoltamente, all'odierno monoteismo del mercato. Il mondo delle oggettivazioni umane che si contrappone all'umanità minacciosamente e dominando. Ora, il pensiero di Marx, sostanziandosi dalla fonte hegeliana, pensa che l'umanità debba coincidere con le proprie oggettivazioni, che si debba dare un nesso di identità soggetto-oggetto, tale per cui il mondo oggettivo, lungi dall'essere pensato come autonomo e indipendente rispetto alle oggettivazioni storiche dell'umanità, sia identico ad esso, che l'umanità si realizzi pienamente nelle proprie oggettivazioni. Ora, perché questo avvenga, in Marx è fondamentale la temporalità storica, cioè l'alienazione in cui siamo non è un destino ineluttabile, naturalmente dato, ma è un prodotto storico e come tale può essere trasformato. Il tempo è in qualche misura la forma mediatrice dell'identità di soggetto-oggetto e poi la prassi rivoluzionaria, evidentemente. La verità per Marx non è, lo ripeto, l'accertamento di qualcosa che c'è, ma è semmai l'azione volta a trasformare ciò che c'è affinché si accorti alla soggettività agente. Su questo tema è opportuno fare, sia pure brevemente, riferimento alle 11 tesi su Feuerbach, che sono un testo incendiario che Marx compone nel 1845 e che poi verranno pubblicate postume dall'amico e compagno Engels. Queste tesi, che sono l'espressione massima dell'idealismo tedesco, dicono esattamente questo. Se tu pensi la verità secondo il modo di Feuerbach, dice Marx, ma noi potremmo togliere Feuerbach e mettere l'odierna teologia scientifica ed economica, la verità è sempre rispecchiamento della realtà data. Questo dice Marx nella prima tesi. L'oggetto è pensato come qualcosa di dato a cui corrispondere con la nostra mente. E la conseguenza politica che ne scaturisce, così dice Marx nella nona delle tesi su Feuerbach, è quella per cui l'altezza massima a cui ci si può spingere è la società capitalistica come insieme, come coacervo di individui autonomi e conflittuali. Cioè puoi solo rispecchiare la realtà così com'è, presentandola nella sua effettiva datità. E questa è la quintessenza dell'ideologia. Cioè presentare ciò che c'è come se fosse naturale nella sua presenza. Ora, dice Marx, si tratta invece di trasformare il mondo. L'umanità socializzata, come dice Marx, è il punto di vista attorno al quale deve orbitare il progetto pratico e trasformativo. Non si tratta appunto di rispecchiare ciò che già c'è, ma si tratta di trasformare il mondo oggettivo affinché esso si accordi con la soggettività agente nella storia. Per questo dice Marx che la verità è una praktische Frage, una questione pratica,
nel senso appunto che l'uomo deve dimostrare l'immanenza del proprio pensiero, la verità del proprio pensiero, trasformando il mondo oggettivo affinché esso si accordi con la ragione agente della storia. Da cui l'undicesima tesi su Feuerbach: i filosofi hanno solo interpretato diversamente il mondo, si tratta di trasformarlo. Tesi che compendia in forma i castiga questo progetto rivoluzionario di trasformazione del mondo e che è stata ampiamente fraintesa, come tutte le frasi, potremmo dire, quasi divenute dei motti proverbiali. Anche questa frase è una frase di Remo von Hegel, nota ma non conosciuta. Tutti sanno che c'è e che l'ha pronunciata Marx, pochi hanno invece ragionato seriamente sul senso profondo di questa frase. E il senso profondo di questa frase non è quello, come banalmente si dice, che la filosofia si limita a interpretare il mondo, bisogna quindi uscire dalla filosofia e trasformarla. Perché l'idea di un mondo che viene trasformato senza filosofia ci porta direttamente all'odierno capitalismo, in cui c'è la prassi privata della progettualità rivolta al futuro, privata dalla progettualità volta a far coincidere l'oggetto con il soggetto. La prassi nel mondo capitalistico della tecnica diventa una prassi puramente conservatrice, volta a cambiare tutto perché nulla cambia. Il capitalismo è una distruzione creatrice continuamente in atto, e nichilismo perfettamente realizzato, non solo perché ha come proprio obiettivo la crescita smisurata di se stesso, l'illimitato aumento di sé, ma a scapito della vita umana del pianeta, peraltro, questo è, ma poi anche per il fatto che per esistere, si legge all'incipit del manifesto del Partito Comunista, deve continuamente distruggere ciò che ha creato. Esiste sconvolgendo di nuovo la propria strutturazione. Nei Grundrisse Marx parla di rivoluzione permanente del capitale. No? Il capitale sbagliano in maniera colossale quanti pensano che il capitalismo sia conservatore. Il capitalismo è rivoluzionario nel senso che cambia di continuo la propria realtà, deve continuamente distruggere tutti i vecchi valori, tutto ciò che c'è, deve continuamente riportare tutto nel flusso eracliteo del divenire. L'incipit del manifesto del Partito Comunista ne ha dato la descrizione più grandiosa. Il capitalismo deve continuamente trasformare il mondo, globalizzazione, invasione del mondo della forma merce e così via. Deve appunto distruggere senza tregua. No? Quella del capitalismo è una prassi, potremmo dire, a prospetti che a progettuale, incardinata puramente sulla nuda logica della riproduzione del capitalismo stesso. Da questo punto di vista si pensi a due espressioni che mi piace ricordare, che sono entrambe il sintomo della fine dell'idea marxiana di prassi progettuale rivolta all'identità del soggetto con l'oggetto. La formula, oggi divenuta parola chiave del lessico contemporaneo, è la prassi, no? Per dire appunto qualcosa che è rutinario, no? È un modo di fare diffuso, quasi automatico, l'automatismo di una prassi non più progettualmente coordinata. Ma poi si pensi all'altro grande slogan pubblicitario, e il mondo della pubblicità è un giacimento inesauribile di espressioni apparentemente neutre, in realtà ad alto contenuto ideologico. Si pensi a quella marca pubblicitaria, quella marca, quel brand che utilizza come proprio slogan just do it, fallo e basta, senza pensarci, fallo e basta. Questo è il, potremmo dire, il coronamento di una prassi acefala, di una prassi che non pensa. L'esatto contrario di quello che dice Marx nell'undicesima tesi su Feuerbach. Quell'undicesima tesi su Feuerbach, alla cui luce si possono leggere le grandi vicende che hanno colorato di lacrime e sangue il Novecento, che io contro la retorica dominante non leggo come il secolo degli orrori, ma leggo invece come il secolo delle grandi passioni politiche, del grande tentativo politico di dominare l'economia, e non è un caso che oggi debba essere continuamente presentato invece come il secolo degli orrori, perché viviamo in un'epoca oggi in cui la passione politica è spazzata via dalla condizione neoliberale, in cui appunto il grande assente è la politica come forza in grado di organizzare l'economia disciplinandola. In questo orizzonte di senso, quella frase di Marx dice un'altra cosa: non contrappone la rivoluzione al pensiero filosofico, contrappone due tipi di filosofia,
e per ciò stesso non segna un esodo dalla filosofia, come improvvidamente hanno sostenuto molti allievi di Marx nell'Ottocento. Quell'undicesima tesi su Feuerbach contrappone la filosofia di Feuerbach, in quel caso, la filosofia che duplica simbolicamente ciò che già c'è, e quindi la filosofia ideologica, che presenta ciò che c'è come giusto e naturale, glorificandolo, e la filosofia invece che assume come proprio telos orientativo la prassi trasformatrice. Questo dice l'undicesima tesi su Feuerbach, e questo è un altro modo, almeno nella lettura che vi do io, che è una lettura in cui Marx non viene giocato contro l'idealismo, come solitamente si fa, ma viene integralmente incorporato nella visione idealista, e io presento, seguendo le orme di uno dei miei grandi maestri, Costanzo Preve, Marx come il terzo grande idealista insieme a Hegel e a Fichte. L'undicesima tesi su Feuerbach è una tesi essenzialmente idealista. La si potrebbe, anche se diversamente declinata, trovare tale quale nel pensiero di Fichte, perché appunto la tesi fondamentale che viene espressa, che risuona nell'undicesima tesi su Feuerbach, è quella per cui la filosofia non è interpretazione duplicante dell'esistente, ma è prassi volta a portare l'oggetto a corrispondere al soggetto, portare all'identità di soggetto e oggetto. Questo è il grande tema di Fichte, il quale Fichte dice che l'oggetto è il prodotto dell'io, il non io è il prodotto dell'io, cioè l'oggettivazione stessa dell'umanità che fa la sua storia, ma è poi anche, mutatis mutandis, il grande insegnamento della fenomenologia dello spirito di Hegel, la quale insegna che bisogna pensare l'identità di soggetto e sostanza, cioè il soggetto umano che si realizza nella propria storia fino a giungere alla consapevolezza che il mondo oggettivo non è contrapposto al soggetto, ma è il soggetto stesso che si è realizzato oggettivamente. E quindi non c'è opposizione di soggetto e oggetto, ma c'è identità nella differenza, o differenza dell'identità. Questo è il punto fondamentale detto da Marx in quell'undicesima. Per cui, appunto, quell'undicesima tesi dice una cosa fondamentale oggi. Per molti versi, nell'epoca della prassi puramente acefala del capitalismo, nell'epoca in cui l'idea stessa della trasformazione del mondo è resa impraticabile dalle ideologie conservative che impongono di sopportare il mondo, no? La retorica oggi dominante ripete continuamente che il mondo del capitale, che a me piace definire con Hegel il regno animale dello spirito, mai espressione più azzeccata, il regno animale dello spirito, il regno animale dello spirito, ha come propria prerogativa quello di non presentarsi come il migliore dei mondi possibili, in stile panglossiano, ma di presentarsi come il solo possibile. Il discorso dominante del capitalista oggi non dice che il mondo sotto il segno della forma merce è il migliore in assoluto, semplicemente mira a convincere le nostre menti che non esistano altri mondi possibili. Questo è il punto fondamentale. E in questo modo l'imperfezione evidente, innegabile del mondo, sempre nuove tragedie nell'etico, posti di lavoro che scompaiono, innalzamento dell'età pensionabile, precariato, tutte le patologie sempre più oscene del nostro tempo, vengono in qualche misura evidentemente riconosciute, è impossibile non riconoscere, ma al tempo stesso vengono presentate come un destino ineluttabile. Il mondo in cui viviamo, recita il discorso dominante del capitalista, è un mondo certo imperfetto, ma imperfettibile, certo osceno, ma irredimibile, certo ingiusto, ma non rettificabile. Potremmo anzi dire che tutto il capitalismo oggi perfettamente realizzato, e la crisi stessa non è un segno di debolezza del capitalismo, è la sua realizzazione. Il capitalismo, siamo condannati a vivere nel capitalismo in eterno. Ora, io credo, per avviarmi a una conclusione che ha un minimo di senso in questa tutt'altro che esaustiva presentazione di Marx, o meglio della necessità di ripartire da Marx, mi limito a dire che il punto fondamentale da cui devono riprendere a lavorare le armi della critica forse può essere meglio che in altro modo espresso con una metafora. Il pensatore tedesco Hans Blumenberg diceva che le metafore assolute sono quelle in cui, ancor prima di ogni elaborazione concettuale, si sedimenta il senso delle cose su cui poi lavorano i concetti. Ora, la metafora
fondamentale, assoluta del nostro tempo da cui ripartire oggi, può essere quella fondamentale, appunto, della caverna platonica. Anche oggi siamo una specie di caverna platonica, no? Da cui forse può ripartire il discorso sul nostro presente. Nella Repubblica Platone descrive questa condizione, tutti la conoscono, la metafora della caverna. Dovete immaginare dei prigionieri imprigionati sul fondo della caverna, con rivolti verso il fondo, incatenati, e che pensano di vedere sul fondo della caverna non immagini della realtà, ma la realtà stessa. Incatenati senza sapere di essere, prigionieri senza sapere di essere. No? Quale miglior condizione per descrivere il nostro presente? No? Dove appunto vediamo le ideologie che ci vengono continuamente propinate dalla propaganda ufficiale come se fossero verità assolute, in cui non abbiamo alcuna contezza del fatto che sono messaggi ideologici e che non corrispondono alla verità delle cose. Dovete poi immaginare, dice Platone, che uno di questi prigionieri riesca a liberarsi e compia una conversione, metabolendre, no? Una conversione che è chiaramente una conversione che si muove sul duplice piano del girarsi rispetto al fondo della caverna, ma anche di una conversione filosofica e culturale, potremmo dire. Ora, questo prigioniero che si libera, nella narrazione platonica è nemmeno troppo nascostamente Socrate, riesce a evadere dalla caverna, riesce a compiere una anabasis, una risalita che lo porta in cima alla caverna e contempla la verità delle cose, comprendendo in questo modo la natura ideologica di ciò che viene. Ora, proprio perché ha contemplato la verità delle cose, prendendo coscienza della situazione in cui prima era proiettato, avverte il desiderio di tornare nella caverna, a liberare gli altri. Chiaro segnale del fatto che non ci si salva da sé. La verità non implica, come oggi si dice, la salvezza dell'individuo, mors tua vita mea. Questa è l'ideologia protestante e poi capitalistica, che pensa alla salvezza dell'individuo mentre c'è il naufragio generale. Ci si salva individualmente, ripete il calvinismo, che poi diventa la base del capitalismo secondo me. Si salva invece insieme, dice Platone. Si salva insieme colui che ha contemplato la verità eterna delle idee, del bene, non a caso, che è un bene comune sempre, ritorna nella caverna, ridiscende, catabasis. Questo termine per i greci è connotato più di ogni altro. Catabasis è quella che compie Ulisse nel regno dell'Ade. Catabasis implica un movimento discensivo verso quell'Ade che è la vita politica e reale del mondo concreto degli uomini, per liberare gli altri. Gli altri come reagiscono? Non credono a ciò che dice, anzi, difendono strenuamente il mondo in cui sono prigionieri. Sono ergastolani di un mondo che vivono come solo possibile. Questa è la metafora assoluta del nostro tempo. Non appena tu provi a far valere l'istanza socratico-emancipativa della liberazione dalla caverna, tutti i tuoi compagni di prigionia ti diffamano, non ti uccidono come Socrate, perché oggi cambiano i meccanismi repressivi, non ti mettono a rovo come Giordano Bruno, non ti somministrano la cicuta come a Socrate, ma ti isolano, ti diffamano, no? Ti diffamano in tutti i modi, in modo che il tuo messaggio sia diffamato ancora prima che tu possa pronunciarlo. Questo è l'orizzonte di iniziale. Si tratta appunto di ridiscendere nella caverna e liberare gli altri. Questo mirabile, grandioso dispositivo della narrazione platonica, da cui oggi è necessario ripartire, è una cosa, dice una cosa fondamentale tra le altre, che permette di leggere l'intera vicenda del pensiero occidentale. Cioè fa coesistere insieme la verità e la libertà. La verità rende liberi, come detto Evangelio, no? La verità vi renderà liberi. Cioè tutto il pensiero occidentale, da Platone all'Illuminismo, da Platone a Marx, pensa la verità come processo di liberazione, come uscita da qualcosa, dalla caverna di Platone o dalla situazione di minorità, come dirà Kant per definire l'illuminismo, no? L'Aufklärung è l'Ausgang, cioè l'uscita dallo stato di minorità imputabile all'uomo stesso, fino a Marx che pensa il comunismo come uscita da quello stato di minorità che è il capitalismo, oggi è divenuto stato di minorità globale.
Questo è il punto fondamentale da cui riparto. Oggi, per la prima volta, io credo, nell'intera storia dell'umanità, la irrappresentabilità della trasformazione pratica si è a tal punto, imposta che non è nemmeno più pensabile la metafora della caverna platonica. Al suo posto troviamo invece la gabbia d'acciaio, questa volta l'immagine di Max Weber. La gabbia d'acciaio è la caverna platonica pensata senza esodo possibile. Oggi siamo tutti proiettati, complici di ideologia dominante del capitalismo, nella gabbia d'acciaio. Non puoi evadere, puoi cercare chance emancipative come individuo. A me piace parlare di gabbia d'acciaio con politeismo dei valori corporali. Puoi fare quello che vuoi all'interno della gabbia. Si tratta di ritrasformare la gabbia di Weber in caverna platonica. E io credo che Marx sia il punto fondamentale per ripensare questi dispositivi, per ripensare la critica del capitalismo globale oggi. Concludo dicendo che non si può pensare di permanere illimitatamente nella gabbia tramite l'argomento per cui ogni volta che si è provato ad uscirne si è fallito, non si è riusciti ad uscire. Questo è un argomento ideologico, è un argomento ideologico che viene contrabbandato in continuo, spesso viene presentato secondo quel teorema terribile che stringe in un abbraccio fatale l'utopia e la violenza, come se ogni utopia trasformatrice fosse per ciò stesso violenza. Si tratta di reagire a tutto questo e di tornare a pensare la verità di Marx. E la verità di Marx, che è anche la verità, secondo me, dell'idealismo tedesco, è l'idea di un'umanità pienamente autonoma e realizzata nel proprio mondo oggettivo. L'esatto opposto dell'umanità odierna, che è totalmente asservita alla produzione fine a se stessa, cioè lungi dal corrispondere al proprio oggetto, ne è dominata totalmente, e che appunto non ha rapporti di riconoscimento fra individui liberi e uguali, un altro tema che andrebbe approfondito, ma semmai forme di classismo sempre più deboli, sempre più deboli. No? Questa è la società totalmente, globalmente egualizzata dalla disuguaglianza capitalista, in cui le cosiddette democrazie non sono altro, citando ancora Hegel, che espressioni di una uguaglianza dell'irrilevanza. Bellissima espressione, l'uguaglianza dell'irrilevanza. Si è tutti uguali come consumatori, distinti solo quantitativamente dal potere d'acquisto, e al tempo stesso si è tutti ugualmente irrilevanti rispetto alla produzione autonomizzata in signore del mondo. Si tratta di tornare a pensare con Marx la verità del comunismo, inteso come un po' parola messa diffamata ovviamente dalle vicende del Novecento, ma che invece bisogna rivendicare con Marx come rapporti tra individui liberi e uguali. Non bisogna contrapporre libertà e uguaglianza, come solitamente si. La libertà può esserci solo laddove c'è uguaglianza, cioè dove c'è, si è tutti uguali. Questo è il punto fondamentale. Non si può, se no si precipita in un pensiero dell'intelletto astratto che pensa l'uguaglianza e la libertà come antitetici, laddove invece sono dialetticamente compenetrati. C'è l'uguaglianza solo dove c'è la libertà e c'è la libertà solo dove c'è l'uguaglianza. La libertà, l'uguale libertà, nel libro di Costanzo Preve molto bello. L'uguale libertà. Ora, questa è dal mio punto di vista, citando e modificando il noto detto di Giambattista Vico, questa è la verità ideale eterna del mondo, che nemmeno tutte le nefandezze che l'ideologia capitalistica attribuisce alla storia del Novecento potranno diffamare o anche solo ridimensionare. L'obiettivo l'aveva già individuato magnificamente Marx, il regno della libertà, no, un timbro quasi messianico, ed è, come avrebbe detto Brecht con questo mitaccio, ciò che è la semplicità che è difficile a farsi. La semplicità che è difficile da fare. Questo è il punto fondamentale. Suggerirei per essere
considerazioni, domande, fare un giro, no? Certo. E poi Diego ci darà, così lo diciamo anche nella sintesi, a coloro che hanno posto dei problemi, no? In modo anche da prendere le più persone possibili. Su questo sono altre idee, anche se mentre sulla tecnologia dobbiamo fare sul mondo contemporaneo ha messo problemi. Senta, io personalmente mi trovo piuttosto d'accordo con le cose che lei ha spiegato in maniera sia più convinta, che chiaramente non ho risposto. Però vorrei il suo pensiero, una sua valutazione, mi pare, la sua esperienza, i suoi studi, su un pensiero che è nato insieme all'associazione dei disoccupati, di cui io sono responsabile. Il pensiero che è nato, proprio nella lavorazione vissuta su strada, diciamo, che cercava di dare un senso all'esperienza fisica che stiamo vivendo, no? È questo in sostanza. E cioè, la nostra percezione, non la mia, è che in effetti, così come è riconosciuta una sorta di tossicodipendenza, per esempio a chi ha preso dal gioco d'azzardo, esiste un'uguale tossicodipendenza da eccesso di potere, che diventa in realtà eccesso di ricchezza. Io parlo di grandissime ricchezze, parlo di chi muove le banche centrali, del grande potere, del corso, no? La nostra percezione è che chi ha troppi soldi è troppo ricco, di conseguenza ha troppo potere e quindi ha un distacco dalla realtà, non vive nella realtà del 99% delle persone, del corpo sociale, questo concetto fondamentale, cioè. E di fatto è una persona male, non se ne rende conto, siccome però ha tanto potere trascina anche tutti gli altri, perché comunque contribuisce a creare un orientamento mentale, come poi di fatto ha spiegato anche lei, un po' parlo diverso, che orienta tutti gli altri. Allora, un antidoto nella nostra semplicità che ci è venuto è quello di propagare il concetto che queste persone, questo modo di pensare può essere patologico e malato. Siccome queste persone si comportano, facendo un parallelo in biologia, come un cancro in un corpo umano, cosa fa la cellula cancerogena? Si riproduce non nell'interesse del corpo, ma nel suo, draga risorse, che alla fine ammazza anche il corpo dove vive. Quindi paradossalmente alla fine anche un opportunista, però su una proiezione strategica e non immediato. Ecco allora che noi cellule sane, per virgolette, in parte contaminate anche la nostra realtà, perché ci hanno un po' orientato la direzione, quindi ci dobbiamo svegliare un po' come sopra nella caverna delle cose spiegate. Quindi il concetto è altamente questo. Abbiamo ora il dovere di, come anticorpi, reagire alle cellule cancerogene senza far corpo, se no qui si rischia che il Titanic, tutti vedono l'iceberg, ma tornano da dritto. Tocca andare al capitale e dire, oh, c'è l'aereo, gira. Ecco, vorrei un pezzo. Sì, la mia non sarà proprio una domanda, sarà una delle riflessioni che io sono andato a sviluppare. L'undicesima tesi su Feuerbach è stata una brillante interpretazione, io credo, nei quaderni del carcere di Gramsci, che viene interpretata alla luce di uno dei concetti centrali dei quaderni del caso, che è l'unità di teoria e pratica. Si è detto che la filosofia classica tedesca ha operato una rivoluzione nella storia del pensiero, che è la medesima rivoluzione che in Francia è stata operata sul piano politico. Da questo punto di vista l'unità di Francia e Germania potrebbe costituire una metafora esemplare per comprendere l'undicesima tesi di Feuerbach. Si è parlato di prassi, prassi, anzi, la filosofia della praxis è la formula con cui Gramsci in carcere intende interpretare il materialismo storico di Marx. Lui impiega appunto questa categoria di prassi che desume, non da gentile, come detto, ma desume direttamente tanto nella priori. Il concetto però di prassi può essere compreso soltanto alla
grande categoria che è centrale, io credo, per comprendere Marx, che viene definita direttamente dal pensiero di Nietzsche, che è la categoria di contraddizione oggettiva, obiettivo spirito. Soltanto connettendo il concetto di fascio, cioè di trasformazione del mondo, alla categoria di contraddizione oggettiva, il concetto di fascio e di trasformazione è comprensibile. Perché io credo, qua faccio una provocazione, che il problema del nostro tempo, si potrebbe dire, non è tanto che c'è rassegnazione nella trasformazione. Cioè, la rassegnazione nella trasformazione è già un concetto che è già una conseguenza di un altro stato mentale che sta a monte. E questo stato mentale che sta a monte alla rassegnazione della trasformazione è la dimensione dominante del nostro orizzonte concettuale, che è la dimensione privata, è la dimensione dell'immediatezza. Noi abbiamo un orizzonte concettuale ristretto, circoscritto alla nostra individualità e circoscritto ad un tempo prettamente immediato. E l'individuo non è che non vorrebbe trasformare il mondo, anzi, io credo che l'individuo vorrebbe trasformare il mondo, il problema è che vorrebbe trasformarlo individualmente e immediatamente. Questa volontà soggettivista di trasformare il mondo immediatamente ed individualmente finisce per scontrarsi e per lottare contro la realtà oggettiva che non si fa trasformare individualmente e immediatamente. E allora io credo che il problema fondamentale per combattere questa rassegnazione della trasformazione non è tanto ribadire che il mondo può essere trasformato, ma cercare di far comprendere la questione fondamentale di cui ha cercato di parlare, in relazione alla quale ha cercato di dire parlare Marx e Hegel, cioè del come trasformare, e cercare di far comprendere che i mezzi per la trasformazione del mondo non sono mai individuali né sono mai immediati, ma sono sempre mezzi collettivi, sociali, e che riguardano tendenzialmente un lungo periodo storico, salvo i salti qualitativi delle rivoluzioni, che però non sono la normalità della storia, sono gli stati d'eccezione della storia, salvo appunto quei salti qualitativi di cui parlava Hegel nella fenomenologia dello studio. Nell'ideologia tedesca Marx parla del comunismo non come un progetto al quale la realtà deve conformarsi, o un progetto da realizzare, ma come il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti, il movimento reale, cioè dà una dimensione oggettiva della ogni periodo storico, è sempre un equilibrio di forze, è sempre un equilibrio di forze, un equilibrio di spazio di forze che combattono tra loro, di forze che cercano di conservare il mondo, di conservare lo status quo, e forze che invece cercano di trascinare il mondo verso il nuovo. Queste forze in lotta costituiscono la struttura di ogni epoca storica. Ed è soltanto cercando di comprendere queste forze che è possibile trasformare il mondo, cioè soltanto immettendosi all'interno di queste forze che è possibile trasformare il mondo. E questo appunto io credo il problema del nostro tempo. Il problema del nostro tempo non è che non si vuole trasformare il mondo, il problema del nostro tempo è che non si sa come trasformare, perché è stato privato della dimensione oggettiva e sociale il nostro orizzonte concettuale, che si esaurisce tutto in una dimensione individuale, privata e immediata. Sì. Io ho una domanda molto più semplice e banale, che viene dalla mia esperienza, diciamo, di associazionismo. Io credo che per poter, diciamo così, oggettivare, no? Dare un nuovo senso agli oggetti, penso che anche attraverso il mondo economico, non anche utilizzando strumenti del sistema capitalistico, perché alla fine è la nostra creazione, il nostro strumento capitalistico, quindi se noi lo riconosciamo lo possiamo utilizzare come strumento
Io penso al mondo dell'eco solidale, dei gruppi di acquisto solidali, che usano strumenti del sistema capitalistico però per produrre diciamo una uguaglianza di libertà nelle cose, no? E anche attraverso il mondo dell'associazionismo non esiste più un unico luogo dove io sono individuo, ma dove io scopro un nuovo mondo e insieme ad altri mi costruisco e cresco. Però il problema è che questo mondo dell'associazionismo è molto volte frammentato e soprattutto anche non ha ricadenze magari molte volte politiche nella politica, quella fatta diciamo nelle sale di bottoni. Ecco, quindi come si può fare sintesi di questo mondo di associazionismo, di queste persone che partono dal basso, non mi vedo da dire quella classe proletaria che si unisce per cambiare il mondo e darle un valore e darle una forza veramente rivoluzionaria anche all'interno di quelle stanze magari dove è più possibile, cioè così, controllare diciamo e cambiare le cose. Se c'è spazio per una domanda breve, facciamo, se no è tempo. Due considerazioni. La prima è che mi riallaccio al discorso delle ragazze dicendo che comunque anche Marx diceva che non negava completamente il capitalismo, diceva che il capitalismo c'è stato, c'è la borghesia, i mezzi di produzione esistono e ora dobbiamo appropriarci e utilizzarli. Lo stesso Mao durante la rivoluzione culturale cinese dovette cercare di far capire al popolo, ai rivoluzionari, non distruggiamo i macchinari, perché loro facevano anche questo come ribellione, ma ormai ci sono nostri, a parte il patrimonio umano, dobbiamo appropriarcene per mandare avanti questa rivoluzione culturale che stiamo cercando di mettere in atto. La seconda è che mi volevo riallacciare al discorso di Diego, che sono d'accordissimo con quasi tutto quello che dice. Non la conoscevo, sono venuto qui oggi accompagnato da ragazze, sono un estimatore di Marx e veramente lei dice quasi tutto quello che io penso riguardo la filosofia della storia, la qualità. Ecco le pensiero. Letto le pensiero. Ha anche detto Marx che è così. Però c'è un passaggio che non mi ha convinto, o forse non ho compreso appieno, che è quello in cui dice che Marx non era proiettato al futuro. O in generale la filosofia della storia è più carassi di esempio. Io ho sempre dato una chiave di lettura a, non a Marx nel particolare, ma tutta la filosofia della storia, come di un tentativo di creare una chiave di lettura per il presente e per il passato, con cui anche comprendere il futuro, altrimenti non serve a niente. Lo stesso discorso che farete di partire da Marx, su cui sono d'accordissimo, io lo vedo anche come un modo per proiettarci nel futuro, attenti a questa rivoluzione. Non si vede niente. E voglio fare un paragone che non trovo azzardato con, se spero lei abbia letto Asimov, qualche libro del ciclo della Fondazione, così, in cui è presente il concetto di psicostoria che ho inventato, però calza molto a pennello, secondo me è come la filosofia della storia però scalato nella fantascienza, perché Asimov ha fatto della fantasociologia, fantapolitica. E questa disciplina scientifica e immaginaria secondo cui tramite modelli matematici applicati alla storia dell'umanità si può comprendere il funzionamento della storia e capire come questa può funzionare in futuro. E secondo me noi dobbiamo leggere in questo modo male, altrimenti è una discussione sterile qua. Facciamo rispondere lì, se non ci scorda la domanda. Ci sarà tempo per magari altro giro. Procedo in ordine cronologico. Risposte. Più volte nella prima domanda è stato evocato il termine eccesso, che secondo me è la chiave per capire il nostro presente: eccesso di potere, eccesso patologico, eccesso dell'economia. Quello è il punto, sicuramente. Il capitalismo è eccesso in tutte le sue accezioni, è l'eccesso pienamente realizzato. Questo è il punto fondamentale. Per cui quello che lei diceva, secondo me, è condivisibile. Ha usato a un certo punto un'espressione secondo me molto efficace quando ha parlato di cellula cancerogena, no? Anche ieri abbiamo fatto un incontro a Tolentino, a un certo punto della discussione un amico e maestro, Andrea Tagliapietra, diceva che solo due realtà nel mondo tendono a riprodursi illimitatamente, quelle sono il capitalismo e il cancro, no? Uno distrugge i corpi, l'altro distrugge il pianeta e la vita. Questo trovo che sia una considerazione che andrebbe
ampiamente sviluppata, con tutte le sue conseguenze. Poi io non credo tuttavia che basti un'opera persuasiva per cambiare il mondo, o quella che Habermas direbbe l'agire comunicativo. Questo poteva essere, forse potremmo dire, l'illusione di Socrate, pensare di poter cambiare le cose solo dialogando. Purtroppo dopo Marx, secondo me, e questo è uno dei punti forse irrinunciabili anche oggi, è difficile pensare che i dominati possano convincere socraticamente i dominati, dialogicamente, tramite l'agire comunicativo. Vuoi perché c'è l'ideologia che induce il dominante a riconoscere come giusta la situazione in cui esso è dominante, vuoi perché il dialogo socratico può avvenire solo laddove già non ci sono più dominanti e dominati, laddove appunto c'è una società di eguali, com'era sia pure in ambito ristretto la società ateniese, che era una gora resa possibile in larga parte dallo schiavismo, ma che all'interno dell'agorà cittadina funzionava in forme effettivamente democratiche. Anche per questo, secondo me, bisogna ripartire dai greci oltre che da Marx. Quando Max Horkheimer, una volta fu interrogato su che cosa dovesse essere il comunismo e la società realmente democratica, disse questa risposta, che secondo me andrebbe incorniciata, è la polis greca senza gli schiavi. La polis greca senza gli schiavi. Per cui non penso purtroppo che basti l'agire pubblico, ci vuole la prassi trasformatrice nelle sue forme, no? Poi bisogna fare molta attenzione naturalmente a non cadere nell'ideologia. E la polis greca senza gli schiavi. La polis greca senza gli schiavi. Per cui non penso purtroppo che basti l'agire pubblico, ci vuole la prassi trasformatrice nelle sue forme. Bisogna fare molta attenzione naturalmente a non cadere nell'ideologia che denuncia a priori ogni tentativo di trasformare il mondo, naturalmente, su cui abbiamo già detto molte cose. Per quel che riguarda le ricche e suggestive considerazioni del mio amico Emiliano Alessandrone, di cui siamo in dibattito e in convergente disaccordo talvolta da molto tempo, penso che ci sarebbero, ha toccato tali e tanti temi che potremmo discuterne per un anno forse, quindi mi limiterò a toccare alcuni punti. Beh, su Gramsci, Sava Sandini, sono d'accordissimo che i quaderni del carcere sono un giacimento inesauribile di spunti e riflessioni anche sul tema del rapporto teoria e prassi, naturalmente. D'accordissimo che sono una via d'accesso privilegiata per comprendere le tesi su cose, ma invece sono un po' in disaccordo sulla, ma tu già lo sai, sul fatto che Labriola è preminente rispetto a Gentile nella lettura che Gramsci dà di Marx, una questione più forse interpretativa. Secondo me il vero autore che in Italia ha reso possibile quella straordinaria concezione di Marx come filosofo della prassi è stato Giovanni Gentile, cioè il primo traduttore delle 11 tesi su Feuerbach, il quale ha detto, e io in fondo non ho fatto altro che chiusarlo in maniera molto più bassa e inferiore, che Marx è un filosofo della prassi e quindi un idealista nel senso di Hegel. Secondo me anche Gramsci, c'è il paradosso grandioso di Gramsci, che secondo me sta a Gentile come Marx stava a Hegel, che per tutta la vita cerca di andare oltre ma resta all'interno del suo orizzonte, sta nel fatto che a un certo punto dei quaderni del carcere, come sai bene, Gramsci si sente in dovere di prendere le distanze da Gentile, ben sapendo di essere ormai troppo vicino a Gentile, quando dice l'atto impuro, non l'atto puro, no? Quasi una excusatio non petita, no? Perché non prende in maniera così radicale le distanze dalla Breola, secondo me è Gentile la sua vera e propria ossessione nei quaderni del carcere. Questo è un tema su cui già si è discusso molto, ma secondo me non è mai finito il dibattito interpretativo. Sulla rivoluzione francese e il mondo tedesco sono d'accordissimo. Già Marx del resto dice in un suo testo molto bello, che è la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, dice che i tedeschi hanno pensato ciò che i francesi hanno fatto. Stupendo. E in effetti, secondo me, questo emerge nel modo più splendido nella dottrina della scienza di Hegel, che è il modo tedesco di pensare
la rivoluzione francese, cioè la dottrina della scienza di Fichte è la rivoluzione francese trasformata in metafisica della prassi, in metafisica dell'azione. Se c'è qualche studente liceale universitario, non appena sente il nome di Fichte non riesce, perché è uno di quegli autori che il sistema della manipolazione organizzata deve rendere comprensibile e odioso, come tutti gli autori che sono la via d'accesso per capire il nostro tempo, no? Cioè, beh, Schelling è reso più simpatico secondo me nella manipolazione organizzata, perché in fondo per tutta una serie di motivi, non da ultimo per il fatto che da Schelling a Schopenhauer si verifica quella fuga verso il razionalismo magnificamente descritta da Luca, c'è cioè una distruzione della ragione. Fichte, Marcuse diceva nell'uomo una dimensione che non appena c'è la soluzione il sistema globalizzato la rende impraticabile, diffamata. Fichte ne è un esempio. Il manuale, la dottrina della scienza è resa incomprensibile perché comprenderla significherebbe capire il mondo in cui siamo. Perché quando Fichte dice che l'io si determina determinando il non io e pone se stesso per poi porre il non io, sta di fatto trasponendo sul piano metafisico l'evento grandioso della rivoluzione francese. L'umanità che si oggettiva nella storia e poi supera in maniera rivoluzionaria proprio in ogni le proprie oggettivazioni, in un ritmo per cui diventa sempre più consapevole di sé e sempre più libera e emancipata. Fichte pensava soprattutto al fatto che la società di ancien regime era basata su rapporti di tipo che sancivano giuridicamente la disuguaglianza, la rivoluzione francese aveva segnato un passo decisivo nell'acquisizione di consapevolezza dell'unità del genere umano. Poi Fichte criticherà anche il mondo scaturito dalla rivoluzione francese, precorrendo secondo me alcuni temi decisivi della critica marxiana del capitalismo. Sono d'accordissimo anche su questo aspetto. Condivido pienamente anche la necessità di insistere sulla contraddizione oggettiva, la contraddizione oggettiva, che effettivamente è il grande insegnamento di Hegel, altro autore reso incomprensibile dai manuali di storia della filosofia, che non sono un mondo astratto, sono anch'essi interni al mondo reale. Nel mondo reale le idee dominanti sono sempre le idee della classe dominante. La classe dominante ha tutto l'interesse a rendere inutilizzabili le idee rivoluzionarie, cioè quelle di Hegel, di Fichte e di Marx. Non a caso, appunto, vengono presentati, soprattutto Fichte e Hegel, in forme che io chiamo manicomiali, cioè come autori del tutto da manicomio. No, basta leggere i manuali, ma tutti, no? Ora, quando Hegel viene presentato come il pensatore astratto per eccellenza, laddove invece io non conosco nessun pensatore più concreto di Hegel, che ha maggior coscienza delle contraddizioni reali e oggettive, della storicità, della concretezza etica e politica e così via, no? Anche nelle lezioni sulla storia della filosofia lui dice che è un'avventura che avviene nei conflitti e nello scontro reale, nella concretezza, quindi non è un carnevale di opinioni che si succedono nella storia, la storia della filosofia, ha a che fare con il processo dello spirito che si realizza in forme oggettive. Quindi certamente contraddizione oggettiva. Però bisogna fare attenzione, il concetto di oggettivo, anche di reale in Hegel, è un concetto ben diverso da quello del realismo e dei realismi che oggi rifioriscono. Perché il concetto hegeliano, ovviamente, lo sa benissimo l'amico Emiliano, quindi però mi piace riprendere questo tema perché è un tema secondo me importante per capire il nostro presente. Il tema di realtà che ha, il concetto di realtà che ha Hegel è l'esatto contrario di quello dei realismi oggi di moda, perché in Hegel la realtà è storia, è storicità, laddove invece i realismi oggi sono realismi senza senso storico, cioè presentano la realtà come se fosse un factum brutum, no? Una realtà data. In questo modo, paradossalmente, quasi in una sorta di dialettica in cui le cose si rovesciano nel loro opposto, i cosiddetti realismi in realtà sono irreali, perché la realtà è sempre storica, e presentare una realtà come non storica significa presentare una realtà non reale. Hegel invece ha coscienza del fatto che la realtà è, come dicono i tedeschi, birlica, cioè divenire, lavorare, processuale, non è qualcosa che sta fermo lì e deve essere rispecchiato e conservato.
La realtà è il procedere inesausto dello spirito verso sempre nuove forme. E questo già è rivoluzionario, no? Diceva Marx al Capitale, tributando al cane morto Hegel, che diceva il più grande merito, no? Quello che Hegel era considerato un cane morto ai tempi di Marx, e Marx si dichiara invece un suo scolaro, civetto qua e là con Hegel. Cioè appunto la dialettica è rivoluzionaria perché mostra le cose nel divenire, cioè fluidifica quei rapporti che invece l'ideologia presenta come reali, nel senso che sono realmente esatti, no? Sul realismo bisognerebbe aprire una parentesi interessante, no? Siamo passati dal postmodernismo del governo Berlusconi, non ci sono fatti e tutto è, non esistono le verità, al realismo del governo Monti, no? Attenetevi alla realtà inemendabile dei processi economici. Fondamentale, ecco che le idee filosofiche hanno sempre una genesi storica particolare e godono di fortune legate al momento storico. Benissimo, la contraddizione è reale, ma è una contraddizione che proprio perché è reale può essere superata. Questo è il punto fondamentale che la dialettica ci insegna, non è una contraddizione inemendabile. Secondo me, lo dico in una battuta, il grandissimo insegnamento dell'idealismo, di cui non possiamo non dirci allievi oggi, è la defatalizzazione della realtà, cioè lo sgretolamento di quel dogma oggi dominante che è la mistica della necessità, con cui la realtà viene presentata, come già dicevo, come imperfetta ma inemendabile, come qualcosa che non può essere altro da quello che è. Pensare storicamente e dialetticamente le cose, Hegel e Marx ne sono maestri, significa inserirli nel flusso del divenire, della trasformazione ad opera della prassi. Questo secondo me è importante oggi ripartire da Marx e da Hegel. Sull'individualismo sono perfettamente d'accordo con l'amico Emiliano, cioè oggi viviamo in un'epoca di individualismo osceno e patente. Il thatcherismo come teoria, appunto, che non esistono, non esiste la società, esistono gli individui, è il coronamento. E condivido pienamente questa idea della immediatezza. Oggi viviamo in una fase di dialettica dell'impazienza, tutto è subito, no? Tutto è subito senza progettualità rivolta al futuro. E effettivamente ci vogliono tempi lunghi, no? Lo spirito, diceva Hegel, ha i suoi tempi, no? Avviene processualmente nel tempo, la mediazione del tempo. E in modo migliore. Il paradosso, dico solo questo, il paradosso è che oggi gli individui certo che sono coscienti delle contraddizioni. A me piace dire che viviamo in una società non liquida, come dice Bauman, ma una società livida, di individui che sono furenti, che sono furenti rispetto alle contraddizioni, miseria, schiavitù salariata e così via, ma proprio perché costretti a esistere come individui senza, in una diserzione totale del sociale, sono condannati all'impotenza. Il capitalismo si regge su questo, sulla distruzione dei legami sociali e sull'imposizione di legami capitalisticamente condizionati, no? Centri commerciali, concerti, rock, techno e così via. Questo è il punto fondamentale. Oggi ci sarebbe, come dice bene Sloterdijk in Ira e Tempo, ci sarebbe un tale potenziale di ira, dotata di buone ragioni, per far esplodere 10 rivoluzioni francesi e 20 rivoluzioni russe. E invece l'ira resta prigioniera nell'antro della coscienza individuale dell'individuo, che vorrebbero cambiare il mondo, ma da soli non possono farlo. Come dicevamo prima, per cambiare il mondo bisogna agire in maniera concertata. Bertolt Brecht ha detto in una poesia magnifica: schiavi ti libereranno, no? O tutti o nessuno, o tutto o niente. Non ci si può salvare da soli. Bellissimo, secondo me, la situazione. Sull'associazionismo io sono, come dire, non dico scettico, sono... Penso che l'associazionismo, finché non assume come obiettivo unificante la lotta al capitalismo, è destinato a disperdere le forze. Oggi, quello che manca oggi effettivamente del marxismo è la koinè, cioè la lingua comune in grado di orientare il senso dell'agire politico. No? Oggi ci sono mille associazioni, mille peraltro legittime lotte di rivendicazione di diritti, delle minoranze, dell'ecologia e così via, tutte pienamente legittime,
ma al tempo stesso impotenti perché privi di quella coinè che il pensiero marxiano e marxista nel Novecento aveva saputo fornire. Per cui io penso che si tratti di ricalibrare una coinè che assuma l'anticapitalismo come proprio valore direttivo fondamentale, l'anticapitalismo come lotta rispetto al regno animale dello spirito. Se l'associazionismo in tutte le sue varianti assumerà questo orizzonte comune, allora potrà forse avere successo. Organizzare le idee, anzitutto, cioè capire che tutte queste lotte non hanno senso se non sono riportate nell'orizzonte di senso della lotta al capitalismo, se no si disperdono le forze e si lavora per il re di Prussia, no? A questo interesse. Ultima considerazione, la quarta delle domande. Io non penso che oggi si tratti di impadronirsi dei mezzi di produzione. In questo non sono allievo di Marx, perché oggi i mezzi di produzione in quanto tali stanno distruggendo il pianeta. Marx non aveva tanta sensibilità per la questione ecologica, potremmo dire, ma era un figlio del suo tempo. I Crotus, i Xatus, appunto, vive nel suo orizzonte storico ed è condizionato. Oggi il capitalismo non può in alcun modo essere emendato, perfezionato, non genera alcuno sviluppo positivo delle forze produttive, cosa che Marx invece fa delle concessioni legittimate dal fatto che è un figlio del suo tempo. Oggi il capitalismo deve essere incondizionatamente abbandonato perché genera le tragedie nell'enti, quelli che diamo memoria, e genera la distruzione dell'ecosistema. In questo senso si tratta di non di essere progressisti. Il mito del progresso è un mito falso. Io non sono per il progresso, io sono per l'emancipazione, un'altra cosa. Pensare che il progresso sia anche l'emancipazione è l'errore tragico di molta sinistra, secondo me. Bisogna pensare all'emancipazione e non al progresso. E questo, tra l'altro, è il grande punto di Fichte, no? Pensa all'emancipazione senza il progresso. Per cui, questo mi sembra un punto fondamentale. Come dice Latouche, autore che in ampia parte, secondo me, è criticabile, ma su questo no, non si tratta di essere progressisti, perché se si è in un vicolo cieco, il vicolo cieco dell'economia, non bisogna essere più avanti, bisogna stare indietro. Essere regressisti in questo caso significa essere avanguardisti. Esattamente. Ultimo tema, io non intendevo dire che Marx non è proiettato nel futuro, non è futurocentrico, come mi piace, tutto il contrario. Marx è il pensatore, uno dei pensatori più messianici e futurocentrici che ci siano stati. Però appunto, in quanto allievo di Hegel, Marx non parla del futuro in positivo, non prescrive ricette per questo dialogo. Pensa dialetticamente al futuro come negazione del presente. Questo è il punto di vista. Marx è ampiamente aperto al futuro, anzi tutto il suo pensiero è, secondo me, orientato da quel sogno di una cosa troviamo nelle lettere giovanili che fa da sfondo concettuale costante del pensiero marziano. Oggi nel regime dell'alienazione planetaria siamo passati dal marziano sogno di una cosa al postmoderno sogno delle cose, appunto semplicemente la crescita smisurata delle merci, la religione della merce perfetta, il cellulare di nuova generazione. Si tratta di tornare a pensare una ulteriorità mobilitante, cioè il sogno di una cosa di Marx, che sia emancipazione